Luca D'Alessio, in arte LDA a Sarno, il giovane artista napoletano che ha raggiunto il grande pubblico nella scorsa edizione di Amici e successivamente, grazie al palco dell'Aret di Sanremo, si è esibito in piazza 5 Maggio. Si è concesso ai fans, ha scherzato con loro, li ha coinvolti già sin dal soundcheck. Un giovane artista, classe 2003, cresciuto in questi anni in ambito professionale e che si sta ritagliando sempre più spazio sulla scena musicale napoletana ed italiana. A Sarno LDS ha portato la sua celebre canzone Scusa, dando poi spazio al nuovo album, Quello che fa bene, con le ultime canzoni Giostre, Ullalà, Il silenzio parla, Scappi o rimani, Weekend. Tra i brani regalati al pubblico che ha letteralmente invaso la città, anche i maggiori successi del cantante come Bandana, Se poi domani, Sai, Io volevo solo te. Sacco decisamente pieno per l'amministrazione Canfora, che anche quest'anno ha trovato il modo di creare un ininterrotto cartellone di eventi che si protrarrà sino ad ottobre inoltrato. Entusiasta Don Roberto Farrugio, che sulla sua pagina Facebook scrive: ringraziamo il comune di Sarno per aver portato Luca D'Alessio per la nostra festa. Con il grande concerto finale si concludono i festeggiamenti 2023 per la gloriosa patrona Maria Santissima delle Tre Corone. 5 giorni intensi e belli, ricchi di celebrazioni, eventi, tantissimi fedeli, pellegrini e visitatori. Per tutto e sempre, Deo Gratias.